intanto tutti i colleghi che hanno accettato lo invito. Oggi è una giornata importante perché la città di Ferrara riceverà appunto questo regalo dal gruppo Monti Salute Più, un nuovo centro di diagnostica veramente di eccellenza. Oggi ne parleremo in modo da capire quali saranno poi i vantaggi per i cittadini di Ferrara e della provincia. Per l'occasione abbiamo con noi il sindaco Alan Fabbri, il vice sindaco Nicola Lodi, Graziano Frattoni, general manager del gruppo Monti Salute Più, e il professor Antonio Monti, direttore scientifico del gruppo Monti Salute Più, nonché appunto il titolare, che da oltre 50 anni con le sue intuizioni e le sue idee riesce appunto a trovare delle cure, dei trattamenti, a fornire dei servizi veramente di eccellenza per la cura della persona, per la longevità e per la salute e il benessere di tutti noi. Lascerei a questo punto la parola al sindaco per grazie. No, intanto grazie di essere qua. Tre punti principali secondo me che volevo cercare in questa breve introduzione, poi dopo purtroppo devo scappare, oltre che ringraziare l'azienda che ha creduto in questo investimento, quindi ha creduto in Ferrara e ha creduto anche in tutto il lavoro che è stato svolto da parte dell'amministrazione pubblica di questo comune per ottenere il permesso di una struttura che andremo a inaugurare sabato mattina con anche la presenza della giunta regionale dell'Emilia-Romagna e dell'ASL della provincia di Ferrara. Una struttura, dico, importante perché risolve, secondo me, in maniera importante un problema che questa provincia e la sua ASL ha sempre avuto, che è quella di cercare di garantire dei servizi rapidi su certe questioni, su certe patologie, permettetemi il termine perché non sono purtroppo un tecnico, evitando la cosiddetta mobilità passiva verso le regioni vicine alla nostra provincia, principalmente al Veneto, che vanta una storia da questo punto di vista importante. Mobilità passiva che, oltre che costare caro dal punto di vista degli esborsi che la regione Emilia-Romagna poi deve dare alla regione Veneto, alla regione Lombardia, costa anche spostamenti, quindi anche per le persone sacrifici, mobilità all'interno ovviamente della viabilità e così via, e questo è sicuramente un investimento importante che va incontro a un'esigenza che questo territorio ha sempre avuto. Il gruppo è un gruppo molto forte che lavora in Emilia-Romagna da sempre, ha delle radici solide, ha delle professionalità al suo interno radicate, e quindi questo per noi è motivo di fiducia ed è questo che ci ha anche spinto a una collaborazione importante. Così come la convenzione che viene fatta con l'ASL Emilia-Romagna dà la possibilità al raggiungimento di questo obiettivo che dicevo prima, e in una logica magari di commistione di servizi e anche di lungimiranza, penso, politica nel senso bello del termine, cioè di pensiero per la città e quindi per i suoi cittadini, si va a unire a quello che è stato riportato anche ieri in Commissione Sanità, la quarta commissione di questo comune, dove i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza hanno ascoltato quello che è l'evoluzione del progetto su alcuni servizi che vengono dati oggi all'interno della cittadella San Rocco, molto più semplicemente l'ex Sant'Anna della città di Ferrara. Politica perché? Perché riporta, a mio avviso, all'interno delle mura del centro, all'interno del centro storico di Ferrara, tanti servizi che prima invece, magari come si diceva prima, uno si doveva muovere al netto della mobilità passiva anche verso Cona, che dista tanti chilometri rispetto al centro della città. Sono convinto che questo progetto funzionerà, un progetto che tra l'altro, da qui non entro nel dettaglio tecnico che non mi spetta, ha delle attrezzature, delle strumentazioni all'avanguardia, importanti e che credo daranno un servizio oltre che di risparmio di tempo, anche a livello metodologico e quindi di poi verifica del paziente con la sua futura terapia, importanti e di risalto per tutta la nostra città. Non mi dilungo, do ovviamente il benvenuto a questa struttura che comunque era già
la società presente insomma all'interno del nostro territorio. Sabato sarò all'inaugurazione, non so che prova farò, se mi sottoporrò qualche prova, però facciamo un check-up completo. E quindi grazie insomma della vostra presenza.